Una cogliona proprio, una cogliona stronzo. Devi passare davanti per forza. Ci poi dice che a una certa età non va ritirata la patente, oh. Faccia la deficiente. Pensa a una cosa brutta, ecco, quella è guidare a Roma. È snervante, caotica. Dai, verde, verde. Sveglia. Amavo tantissimo guidare, perché adesso con il traffico è aumentato. È continuo così, cambia prima, seconda, prima, seconda, prima, seconda. Quindi sono incattivito un po'. Sì, no, fai come cazzo ti pare, tanto c'hai la macchina grossa, vero? Coglionazzo. No. No. Escluso. Ma di che? Servirebbe un'auto con le ali? Quello sì, quella mi cambierebbe la vita, no, assolutamente no. Dai, dai. Facciamo passare i pedoni, siamo finiti, eh? Ve lo dico. When we asked participants to reflect on their experience with the hybrid versus the non-hybrid, almost universally, participants reported the hybrid to be a much more positive experience. They actually reported feeling less stressed, less frustrated, less angry, actually calmer and happier driving a Toyota hybrid. Ero più rilassata, sentivo proprio il mio viso più rilassato. Una bella sensazione. Sento le voci fuori. Sembra quasi che ti conducono, per cui le tensioni che hai nel guidare sembra che svaniscano. Questa è una macchina che ti coccola. Mi sento coccolata. Bello! Vabbè, attraversate, attraversate. Sto così bene. Però è molto piacevole. Beh, un altro mondo proprio.